quasi 2 anni di comando, il capitano di fregata Claudia Di Lucca lascia la capitaneria di porto di Pesaro Urbino e assume un nuovo incarico a Roma presso il comando generale di tutte le capitanerie. A subentrarla al comando della Guardia Costiera Provinciale il capitano di fregata Nicola Gaudino, proveniente dalla capitaneria di porto di Rimini, dove ha ricoperto l'incarico di comandante in seconda. Questa mattina nel piazzale pesarese antistante la capitaneria, la solenne cerimonia di passaggio di consegne alla presenza del comandante marittimo delle Marche Vincenzo Vitale e delle principali autorità civili, militari e religiose della provincia. È una giornata impegnativa, non vorrei dire quella più difficile del comando, ma forse sì, perché è una giornata dove davvero si tirano le somme di tutto quanto, che è tanto, più di quello di cui ci si rende conto nel corso del comando. Quindi il lavoro è stato davvero tanto, è stato un bel lavoro, il testimone passato al comandante Gaudino è importante e sono sicura che lo porterà avanti in maniera eccellente. Il bilancio è di crescita, a me non piace dare numeri, insomma, a me piace parlare in linea generale, sicuramente un bilancio di crescita, c'è tanto fermento intorno al porto, intorno alle competenze istituzionali. Peraltro ora siamo all'inizio della stagione estiva, per cui impegnerà il personale con l'operazione Mare Sicuro e siamo proiettati assolutamente sulla sicurezza della navigazione, sicurezza della balneazione, che è una delle nostre principali competenze a cui teniamo tanto. Una grande emozione e soprattutto orgoglioso e contentissimo di essere il nuovo comandante della capitana di Porto di Pesaro a capo del compartimento in una realtà particolarmente eccezionale. Provenendo da Rimini qualcosa già conoscevo, però adesso cambia l'ottica con il quale si vedono le cose. Un conto da turista, un conto da comandante della capitana di Porto. Lavorerò affinché funzioni tutto al meglio nell'interesse collettivo della città e della collettività. Fra le criticità da affrontare rimangono i temi strutturali del porto, dall'insabbiamento della darsena al dragaggio. Temi, fra l'altro, particolarmente sollecitati dal neosindaco Biancani nei suoi 9 anni da consigliere regionale. È un lavoro che stiamo affrontando assolutamente, siamo certi che in breve termine con l'autorità di sistema portuale si arriverà ad una soluzione assolutamente definitiva per poter, insomma, eliminare uno dei problemi che affligge un po' tutti i porti dell'Alto Adriatico.